Dunque, il libro è chiaramente, intanto vi ringrazio per consentirmi di partecipare a questo illustre simposio. Io posso considerarmi quarto fra cotanto senno, no? E quindi spero di portare un contributo. Il libro è talmente pieno di problemi che ovviamente spunti se ne potrebbero trarre a migliaia, e quindi bisogna concentrarsi su alcune cose. Quindi io farò una prima osservazione di carattere generale, e poi prenderò qualche punto tra quelli esposti, messi in evidenza nel libro, ovviamente assumendomi la responsabilità di scegliere quelli che io ritengo in questo momento di tempo limitato da privilegiare. Intanto devo dire che questo libro mostra come ci siano tanti modi in cui con le statistiche si può mentire. Io ho portato un libretto qui che circolava quando io studiavo a Cambridge, che è intitolato How to Lie with Statistics, come mentire con le statistiche. È un libretto di istruzioni che, come dicono gli autori, però non è rivolto agli statistici, perché dice gli statistici lo sanno già bene, è rivolto a chi vuole difendersi dai modi di mentire con le statistiche. È interessante perché è abbastanza dettagliato. Io direi che non parlerei proprio di lie, sono bugie, eh? Qui dice ci sono tre tipi di bugie, cito gli israeli, tre tipi di bugie: le semplici bugie, le dannate bugie e le statistiche, la terza categoria. Io non userei la parola bugie, direi che però è possibile dare false rappresentazioni della realtà con le statistiche, ecco, questo sì, intenzionali o non intenzionali, ecco, piuttosto che bugie. Questo problema della fedeltà delle rappresentazioni alla realtà è un problema più generale, che investe anche i rapporti tra le teorie e i fatti. In realtà l'osservazione, la descrizione non è di per sé illuminante circa ciò che succede, perché per essere illuminante dovrebbe selezionare le variabili che sono significative. E per individuare le variabili che sono significative bisogna nascere da un problema, e se si nasce da un problema, il problema ha un fondamento di natura teorica. Come diceva Popper, non c'è scienza nell'osservazione se non successivamente alla problematizzazione, allora nasce il problema. E facevo un esperimento, dicevo: osservate il vostro orologio, e poi dite che cosa ricavate da questa osservazione. Non si ricava nulla. Chi osserva che è in ritardo, chi osserva che fa rumore, chi osserva che è piccolo, chi osserva che si è rotto il cinturino. No, ci vuole una ipotesi. E il problema dei rapporti tra teoria e realtà descritta, poi espressa da indicatori statistici, è un problema fondamentale, perché addirittura si attribuisce ai fatti misurati statisticamente, tra l'altro le statistiche sono tutte misure convenzionali, qui apro una parentesi, non ci sono misure, l'istituto di statistica non misura il peso, i chilometri, la quantità, misura sempre variabili convenzionali. Esempio, il tasso di disoccupazione, che è semplicemente convenzionale. Altro esempio, il tasso di inflazione, totalmente convenzionale. Esistono tanti tassi di inflazione quanti sono gli individui, non c'è dubbio su questo. E infatti un po' si divide il tasso di inflazione qua, al consumo, per l'operaio, il consumo medio dell'operaio, le varie fasce, eccetera. Quindi tutte le variabili di natura sociale sono misurate in termini convenzionali. Ma la rappresentazione ricavata da queste misurazioni quantitative, che purtroppo sono espressioni quantitative di variabili che sono convenzionalmente identificate, hanno o no il potere di smentire una teoria, di dare da che cosa dipende la disoccupazione? Si può ricavare dal mettere in sequenza alcune vicende, no? Variabili indipendenti, e poi vedere che succede con le variabili indipendenti. È un problema grosso che non è ancora stato risolto. In economia ci fu una grandissima
discussione sulla, a proposito del monetarismo, no? Se l'aumento della quantità di moneta creasse o no inflazione. E quindi si diceva, vediamo che cresce la quantità di moneta, poi vediamo che il livello dei prezzi cresce, quindi verifichiamo questo effetto. Qualche economista diceva, sarebbe come dire che quando una persona esce con l'ombrello, dopo piove. No, non c'è una relazione di causalità. La persona prende l'ombrello perché prevede che pioverà, ma la pioggia non è una conseguenza del fatto di aver preso l'ombrello. L'aumento dell'offerta di moneta in quel caso era il risultato di una previsione di un processo inflazionistico per cui l'autorità monetaria metteva a disposizione un incremento dell'offerta di moneta. Quindi i fatti generalmente non sono in grado, diceva un altro economista, Vittorio Arcidi, neanche di scalfire la dura pellaccia, diceva, di un economista teorico, di un teorico in genere. Occorre un'altra teoria per distruggere una teoria. I fatti possono dare delle indicazioni, se i fatti confermano la teoria, per questo in sintonia, non è detto che la teoria sia provata, perché ci possono essere altre variabili che influiscono su questo. Questa premessa la faccio per dire che questo è un libro che semina dubbi, sulla interpretazione della realtà. Ha proprio come scopo quello di, i punti interrogativi sono dei dubbi, di sollevare dubbi circa alcune credenze che sono manifestate certe descrizioni o narrazioni statistiche, e supera anche la descrizione dei fatti, perché dietro ognuno di questi punti interrogativi c'è più o meno nascosto anche un altro punto interrogativo, che è perché succede questo, perché è così. Devo dire che su questa spiegazione del perché a volte non va molto avanti questo testo, lascia aperte le diverse interpretazioni, l'accenna, ma insomma, giustamente, perché non è compito, diciamo, dello statistico di spiegare il perché, lo statistico dovrebbe descrivere con precisione, si è visto come alcune approssimative descrizioni siano state in realtà corrette da questa analisi attenta, e poi le spiegazioni devono risalire ovviamente alle teorie che si possono fare in proposito. Quindi è il fatto che non sempre ci sia una risposta, o non sempre la risposta definitiva sarà, è parte di questo contributo, diciamo, all'approfondimento che gli statistici dicono, vi mettiamo davanti a questi fatti e poi vedete di spiegarli, insomma, cerchiamo di spiegarli insieme. Detto questo, affronterei per primo questo problema della inadeguatezza del tasso di disoccupazione a descrivere lo stato del mercato del lavoro. Questa è una problematica che va avanti dal tempo, l'incidenza del tasso di attività sul tasso di disoccupazione è nota, gli equivoci sono noti, in Italia abbiamo da un lato cassa integrazione, dall'altro un gran numero di persone che non sono in ricerca attiva di lavoro, come viene fatto rilevare dal testo, anche perché non esiste un meccanismo automatico che pone coloro che desiderano lavorare direttamente nello stato di ricerca di lavoro, come in altri paesi dove immediatamente i servizi per l'impiego catturano tutte queste, qui questo non esiste, e quindi dalla definizione di disoccupazione, perché il disoccupato non è chi non ha lavoro, non è neanche chi cerca lavoro e non lo trova, no, è chi ha svolto un'attività lavorativa nei 30, un'attività di ricerca di lavoro nei 30 mesi prima, nei 30 giorni precedenti all'intervista. Quindi con questa definizione è chiaro che
si va di fronte a tutte quelle, ambiguità e impossibilità di confronti internazionali anche sui tassi di disoccupazione. Io avrei una soluzione radicale: lasciamo da parte il tasso di disoccupazione e concentriamoci invece sul tasso di occupazione. Il tasso di occupazione dà, e quello sì è riferito alla popolazione in età lavorativa, dà un quadro più attendibile del stato di salute del mercato del lavoro e dello stato di salute dell'economia. Anche lì qualche piccolo problema c'è, perché noi consideriamo occupati i lavoratori in cassa integrazione, quindi se facciamo il tasso di occupazione, il numero di occupati sulla popolazione in età lavorativa, noi includiamo là dentro anche quelli che sono godono del sussidio di disoccupazione, come si dice, in costanza del rapporto di lavoro, anche se non lavorano, in costanza del rapporto di lavoro, il rapporto di lavoro c'è giuridicamente. Quindi secondo me il tasso di occupazione dà una rappresentazione più fedele. In subordine, direbbe il giurista, si può arrivare a correggere con quegli espedienti che sono stati enunciati, poc'anzi, che sono presenti nel libro, la nozione di tasso di disoccupazione. Primo punto. Secondo punto, il problema del tasso di disoccupazione giovanile e della disoccupazione giovanile. E io qui non sono tanto d'accordo con le conclusioni ottimistiche che vengono da questo paragrafo, perché supponiamo di avere una popolazione di soggetti di età giovanile pari a 100 giovani, 40 sono occupati, 20 sono in cerca di lavoro, 40 più 20 fa 60, ci sono altri 40 che sono non forza di lavoro, ok? Il tasso di disoccupazione è 20 su 60, quindi circa un terzo, quindi circa il 33%. Sembra che si dica non è poi così grave, perché questi, sembra da questo testo, perché questi 40 che non sono in cerca di lavoro invece studiano, quindi va bene, ma allora se calcolassimo il rapporto che tra quei 20 che sono in cerca di lavoro e il totale, il rapporto tra quei 20 che non trovano lavoro e il totale, avremmo un tasso del 20%. Certo, il tasso sarebbe più basso, perché sarebbero 20 in cerca di lavoro su 100, il totale degli occupati più quelli che sono in cerca di lavoro più quelli che non lo cercano, e quindi il tasso effettivamente scenderebbe al 20%, non sarebbe così grave. Questo è giusto, però bisognerebbe distinguere tra questi 40 che non sono forze di lavoro, tra i non forze di lavoro, quelli che sono impegnati nello studio da quelli che non lo sono e quelli che quindi sono scoraggiati, per usare questo termine, che non ricercano lavoro pur essendo disposti a lavorare. Se noi teniamo conto di questi, quel tasso di disoccupazione iniziale del 33% salirebbe, perché avremmo 40 occupati, 20 in cerca di occupazione, 20 lavoratori scoraggiati, quindi avremo 40 su 80 e il tasso di disoccupazione salirebbe al 50%. Quindi se noi includessimo tra le non forze di lavoro in maniera esplicita, secondo anche ciò che è stato detto, rivolgiamoci alla popolazione più che alle persone, alle forze lavoro, avremmo un tasso di disoccupazione maggiore di quello che in realtà viene computato, considerando l'aggregato delle non forze lavoro come un aggregato indistinto fatto di persone che studiano, sono impegnati nello studio, e persone che non studiano, però non cercano lavoro perché vi hanno rinunciato a causa della sfiducia nella possibilità di trovare. Quindi è vero che l'aumento della scolarizzazione in questo senso farebbe diminuire il tasso di disoccupazione, però non può spingerlo oltre il punto in cui tutte le non forze lavoro fossero a scuola.
se tutte le forze lavoro fossero a scuola, avremmo 40 occupati, 20 in cerca di lavoro e 40 non forze lavoro tutte impegnate a scuola. Ma allora il tasso ritornerebbe al 33%. E quindi non è del tutto influente. Non è detto che se le persone vanno, sono più impegnate nello studio, aumenti il tasso di occupazione. Il tasso di occupazione rimane costante. Quindi non vedo nessun elemento per darci un conforto dal fatto che una gran parte di coloro che sono non forza lavoro giovanili sono impegnati in attività di istruzione. In realtà il tasso di occupazione resta quello che è, la quantità assoluta di occupazione resta quella che è, e quindi da qui nascono i problemi della disoccupazione giovanile, a parte il fatto che cerchino o non cerchino lavoro. Passerei poi sulla questione della disoccupazione femminile. Qui non ho capito bene, ma sembra che l'idea dominante nella tesi sia che l'aumento dell'offerta di lavoro sia funzione, l'aumento dell'offerta di lavoro femminile sia funzione inversa del reddito familiare, cioè che il tasso di attività femminile specifico sia funzione inversa del reddito familiare. È stato, questa cosa è stata espressa, cioè la forza lavoro aumenterebbe femminile quando le condizioni di povertà spingono le donne a mettersi sul mercato del lavoro, e invece in una situazione di benessere tenderebbe a condizionare questa relazione. Se non ho capito male questa cosa, mi pare che sia smentita questa da confronti internazionali. Abbiamo i tassi di attività nei paesi più ricchi e anche maggiori, diciamo, i tassi di attività femminile nei paesi più ricchi e anche all'interno dell'Italia abbiamo i tassi di attività femminile più alti laddove il reddito familiare è più alto e viceversa. Quindi mi sembra che il perché dell'andamento del tassi di attività femminili e in particolare del basso livello del tasso di attività in Italia e nelle regioni del Mezzogiorno ponga un punto interrogativo appunto del perché è così, che non si esaurisce nella spiegazione della relazione funzionale inversa con il reddito familiare. Trovo molto importante, ho altri due o tre punti, invece la distinzione tra lavoro precario, lavoro instabile, eccetera. Questo mi sembra un ottimo contributo da sviluppare, ma perché? Perché a mio parere bisogna rendersi conto che la distinzione tra quello che una volta veniva chiamato lavoro tipico e quello che veniva chiamato atipico, tra tipico e atipico, non sta nella durata e nella precarietà, ma sta nelle altre condizioni attinenti al mercato del lavoro, alle diverse tipologie lavorative, cioè sta nella minore retribuzione, sta nella indeterminatezza dei periodi di vacanza e di ferie, sta nelle diverse condizioni dell'assistenza malattia, sta nell'assenza dei contributi, sta nell'assenza di diritti sindacali, nell'assenza di rappresentanza sindacale e così via. Quindi queste considerazioni portano a ridefinire il problema della flessibilità. Quelle tipologie lavorative che sono cosiddette precarie, nel senso che adottato in questo senso, sono caratterizzate dall'assenza di quelle condizioni di lavoro, cioè hanno i bassi salari, non hanno niente a che vedere con la flessibilità. La flessibilità è un insieme di meccanismi che rende bassi o azzera i costi di aggiustamento. Questa è la flessibilità. Quando l'impresa si trova davanti a flessioni della domanda e deve ridimensionare attività produttiva,
quando si trova davanti a trasformazioni che impongono riconversioni industriali, quando si trova davanti a innovazioni tecnologiche che impongono riorganizzazione del lavoro, lì serve la flessibilità. E quando è che non c'è flessibilità? Quando i costi per fare questa operazione fossero altissimi. Quanto più alti sono i costi per ridimensionare il personale, riqualificare, introdurre innovazione in impresa, queste sono rigidità che impediscono l'aggiustamento dell'impresa. Un azzeramento di questo significa che ci deve essere flessibilità, ma questo non ha niente a che vedere con la diversa tipologia, col pagare di meno i salari di certe forme di lavoro, con non avere gli orari definiti, cioè non ha niente a che vedere, quelle sono semplicemente forme di abbassamento del costo del lavoro per unità di lavoro per l'impresa, che potrebbero essere ottenute in mille altri modi, dando degli incentivi, dando delle esoneri, dai versamenti dei contributi per un certo periodo, ma non ha niente a che vedere con la flessibilità. Quindi questo ci porterebbe anche a considerare nelle attuali proposte, no, di riforma del mercato del lavoro, che punterebbero a non fare tante differenze tra tipologie lavorative, ma a avere un certo periodo di prova, direi, come schema, dopo di che il contratto è unico. Io sono contrario alle tutele crescenti, secondo me le tutele devono essere piene sin dall'inizio, non devono essere crescenti, altrimenti si riproduce lo stesso meccanismo per cui le imprese, prima che le tutele diventino piene, se ne libera e trova altri, le fa arrivare alla soglia della pienezza delle tutele, ovviamente avendo calcolato quanto guadagna a causa dell'assenza di tutela con quanto perde con le diminuzioni di produttività che sono connesse ai costi di apprendimento, alla curva di apprendimento e di inserimento dell'azienda. Ma se il conto torna positivo, le imprese adotterebbero quella strategia. Mi sembra comunque interessante a questo proposito che la considerazione che è stata fatta, che non è che le imprese assumono quando costa meno il lavoro, se le imprese non hanno prospettive di mercato per l'incremento della produzione derivante dall'assunzione del lavoratore, non assumono, anche se il lavoratore è a costo zero, cosa lo sono a fare? Quindi mentre invece assumerebbero anche se i costi fossero piuttosto elevati, se ci fossero prospettive di vendita sul mercato. Il costo del lavoro verrebbe trasferito sui prezzi, questo sarebbe un altro problema, introdurrebbe il problema della concorrenza, delle diverse componenti del costo del lavoro e così via. Allora, più alti costi del lavoro possono essere compensati da minori costi burocratici, come succede in Svizzera e in Austria, dove molte imprese si trasferiscono. E così via. È stato provato anche empiricamente, c'è stata una ricerca fatta a Torino, mi pare curata da Valentina Battiloro, se non ricordo male, che ha analizzato gli effetti degli incentivi comparandoli con gli effetti di una pari spesa impiegata per potenziare i servizi per il lavoro. E ha scoperto che gli incentivi non hanno provocato un incremento dell'occupazione perché le imprese avrebbero assunto ugualmente. È chiaro che l'impresa, se c'è la possibilità di scegliere dove c'è l'incentivo, che scoperta, ma non è che sia l'elemento incentivo a determinare la decisione di assunzione, quello fa scegliere se occupare e assumere una persona che dà diritto a incentivi oppure no, ma se cioè la tipologia della persona, ma se fare una assunzione in più non è determinato gli incentivi. Questo è stato provato da questa ricerca. Una pari spesa invece impiegata nei servizi produceva un incremento dell'occupazione perché riduceva la disoccupazione frizionale, quella dovuta alla difficoltà di incontro tra domanda e lavoro, quindi la permanenza in stato di occupazione di lunga durata, e anche l'adeguatezza della formazione professionale rispetto alle domande di lavoro.
Ultimo problema che vorrei accennare è quello del capitale umano, dell'effetto che l'accumulazione di capitale umano ha sulle condizioni lavorative. E questo è un problema molto complesso, perché noi abbiamo questi fenomeni che la quota di occupati in possesso di laurea nelle imprese italiane è molto bassa al confronto con altri paesi europei. Abbiamo che la quota di laureati sulla popolazione è anch'essa più bassa, ma la quota di laureati disoccupati è alta. La domanda è quindi: se aumentassero il numero di laureati, aumenterebbe la quota di laureati assorbiti nelle imprese? Cioè le imprese assorbirebbero più laureati? Non vedo perché. Se dovessero fare questo, perché non cominciano a farlo ora che i laureati disoccupati ci sono, al netto dei problemi di mismatching? Ma questo non è un problema quantitativo di numero dei laureati, quindi totale i laureati su popolazione, è un problema di distribuzione sulle diverse competenze, ed è diverso. E quindi c'è il problema che è menzionato nel libro, quello dell'over education o della sovraeducazione, che è un problema che però non dipende dalla, non si pone in termini assoluti, ma è ovviamente un problema di rapporto tra la disponibilità di laureati e la capacità delle imprese di assorbire laureati. E questo è il punto, è la capacità di imprese di assorbire laureati che è il punto debole. Non è che le imprese hanno una quota di dipendenti laureati in possesso di laurea bassa perché esistono pochi laureati, è semplicemente perché non hanno bisogno di laureati, perché la frontiera tecnologica sulla quale operano non richiede alte specializzazioni. Tanto è vero che, a differenza di ciò che succedeva tanti anni fa, in cui si trovavano occupati che svolgevano mansioni addirittura superiori alle quelle corrispondenti al loro titolo di studio, si trovavano ragionieri che facevano il direttore di banca. Adesso invece è il contrario, c'è stato un ridimensionamento, una scomparsa di questa, e una crescita invece degli occupati che svolgono mansioni inferiori a quelle corrispondenti al titolo di laurea, al titolo di studio di cui si è in possesso. A parte la questione di essere chiusi o non chiusi, questo è il dato di fatto. E quindi non assumono semplicemente perché sono superflui. Sono superflue molte delle specializzazioni che sono in possesso dei titolari, diciamo, di laurea o di titoli di studio avanzati. Queste cose vengono messe molto bene in evidenza, perché si dice che c'è un gran numero di, pagina 69, di sottoqualificati a fronte della scarsa domanda di occupazione stabile a elevato livello di qualificazione. Quindi non è possibile, quando gli slogan partono bisogna puntare sulla formazione, sull'istruzione, e non è che l'aumento dell'istruzione faccia aumentare l'occupazione di per sé. Una cosa assurda, deve essere accompagnato questo intanto da una attenta ricerca di corrispondenza tra i titoli conseguiti, cioè tra la formazione e i fabbisogni, punto uno. Punto due, deve essere accompagnata da uno stimolo nei confronti delle imprese ad elevare il livello delle qualifiche necessarie, perché se quando il sistema produttivo sta a produrre ciabatte o sta a utilizzare lavoro non qualificato perché costa poco, cioè non c'è nessun incentivo ad andare avanti sul livello
tecnologico che richiede le qualificazioni adeguate. E allora, se noi aumentiamo l'istruzione, mentre le imprese non hanno la capacità di assorbire i lavoratori istruiti, abbiamo due conseguenze, una delle due: o i lavoratori con titoli elevati vengono occupati per fare ciabatte, operazioni manuali per quando necessario, oppure c'è il fenomeno del brain drain, per cui vanno fuori e spendono i loro titoli laddove il sistema produttivo è in grado di assorbire. Quindi questo absorption approach, limite della capacità di assorbimento dei laureati, è tutto da curare, da esplorare, da superare con opportuni interventi sul sistema produttivo, e qui entrerebbe il discorso della politica industriale. Ultima considerazione, ultimissima, che collego alle, proprio forse all'ultima pagina, 106-107, quando si dice che la conseguenza dello scarso rendimento, qui si dice della istruzione, dice, è poco pronunciato il differenziale tra occupati, tra tassi di occupazione di laureati e non laureati, eccetera, potrebbe indurre a dedicare un minore impegno negli studi, poiché un minore impegno negli studi corrisponde di regola a un minore livello di acquisizione di conoscenze e di competenze, e poiché istituti superiori e università hanno molto allentato la loro funzione di selezione, l'esito sarà un aumento dei giovani con un titolo di studio superiore ma con conoscenze e competenze non adeguate al titolo conseguito. Costoro ovviamente andranno a aumentare l'idea di diplomati e laureati destinati a correre maggiori rischi di disoccupazione, eccetera. Questo è terribilmente vero ed è un problema grossissimo. Il maggior disincentivo all'accumulazione di capitale umano sta non soltanto in questo differenziale del rendimento, ma nella consapevolezza da parte degli studenti, da parte dei soggetti in formazione, che le competenze acquisite non servono né per il reclutamento, né per gli avanzamenti di carriera, né per l'attribuzione di incarichi. Io questo me lo sono sentito dire a lezione all'università, dai studenti, che quando io fornisco del materiale per maggiori approfondimenti, li costringo a studiare, mi sono sentito dire: ma professore, a noi questo non ci interessa, perché sappiamo, esatto, sappiamo che non è questo che conta poi, né per trovare lavoro, né per... A noi interessa chiudere e avere il foglio di carta, poi seguiremo le vie che sono diverse per fare la nostra carriera, per fare cose. Se gli studenti, davanti a questo cosa deve dire un docente, un insegnante? Purtroppo è vero, quindi io non posso creare illusioni. Quello che dico è: succede così, però non sempre così, può anche non succedere, poi vedrete che nel lungo periodo questo giovane non sarà così, eccetera. Però il fatto stesso che i giovani abbiano questa percezione li disincentiva. Se possibilità di reclutamento, se carriera, se progressioni sono legate ad altre variabili che non sono le competenze, dicono: perché spendere tempo, denaro e fatica nelle competenze? Meglio sviluppare altre capacità di relazioni sociali, politiche o clientelari, dedicare il tempo a questo, perché questo ci consentirà invece di raggiungere quei risultati che le competenze non ci garantiscono. Io chiudo con queste osservazioni, confermando che è un libro molto stimolante, che ci sarebbero tante altre osservazioni da fare in ogni pagina. Appunto, questo è il pregio del libro, che stimola a porsi domande, a confrontare soluzioni e ipotesi e teorie.